Ciao a tutte e benvenute alle nuove iscritte. Oggi vedremo tre simpatici tutorial per realizzare tre diversi segnaposto che potranno essere utilizzati anche come chiudipacco. Questi sono i segnaposto che ho realizzato. Spero che questo video vi potrà piacere. Andiamo subito a vedere i materiali. Ecco il materiale che ci occorre per i nostri tre segnaposto. Allora, ci occorrerà della gomma crepla bianca e rossa, un cordino di questo tipo, colla a caldo, dei cartoncini, delle fettine di legno, io questa qui l'ho già forata con il trapano, delle forbici, delle piccole pigne decorative, nastrini, delle palline decorative, forbici e dei ramoscelli di pino, o andrà bene anche dei ramoscelli di rosmarino, un pennarello dalla punta fine. Per il primo tutorial ci servirà un pezzo di gomma crepla, dopodiché deciderò quanto alto dovrà essere il mio segnaposto. Lo farò da 10 cm, quindi dal bordo della gomma crepla, da uno dei bordi, mi prendo le misure di 10 cm, qui e qui. Dopodiché mi vado a tracciare una mezza circonferenza. Ed ecco il cappellino pronto. Adesso non resta che inserire il nome con il bigliettino. Per il secondo progetto prendiamo questa fettina di legno. Io ho già fatto un forlino con un trapano. Poi avremo bisogno appunto del ramoscello di pino oppure un ramoscello di rosmarino, delle pignette decorative e dei nastri. Ovviamente anche in questo caso avremo bisogno della colla a caldo. Quindi anche il secondo segnaposto è pronto. Terzo ed ultimo segnaposto. Avremo bisogno sempre del nostro ramoscello di pino che andremo a chiudere in questo modo. E anche questo è pronto, non ci resta che scrivere su dei cartoncini i nomi dei nostri invitati.
Bene ragazzi, il tutorial è finito, io spero che vi sia piaciuto, colgo l'occasione per augurarvi un felice Natale, vi mando un abbraccio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!